Continuiamo a parlare di sport perché si avvicina la stagione per gli sciatori. Continuiamo a parlare di sport perché si avvicina la stagione per gli sciatori e per gli snowboarder, quella invernale. Allora sentiamo quali sono i consigli degli esperti. Riparte la stagione invernale, giorno dopo giorno in Italia sono sempre di più le piste che riaprono, così come sono tantissime le persone che partono anche solo per un giorno e vanno a sciare. Molte di queste durante il resto dell'anno sono sedentarie e non praticano nessun tipo di sport e risultano più esposte in seguito ad alcuni incidenti a fratture, lesioni e traumi di vario tipo che riguardano principalmente gli arti inferiori. Quello che dovrebbe fare lo sciatore è fare una buona preparazione prima di andare a sciare, la cosiddetta pre-sciistica, e questo riguarda soprattutto le persone non giovanissime, non allenate, quelli che magari vanno a sciare una settimana l'anno, e uscire dal proprio ufficio, dal proprio studio e mettersi sugli sci e pensare di non avere problemi, beh, insomma, ci vorrebbe un pochino più di accortezza. Nello sci adesso uno dei traumi più frequenti è quello da investimento. Una delle cose più importanti da ricordare per una bella sciata senza troppi rischi è quella di controllare l'attrezzatura, regolare gli attacchi e le lame degli sci o dello snowboard. Ma lo snowboard fa più lesioni dell'arto superiore, quindi molte lesioni del polso, delle mani, perché sapete che stanno sempre con le mani in terra e questo può provocare dei danni. Nello sci i traumi tipici sono le fratture delle gambe, sono le lesioni della spalla, delle lussazioni di spalla, lesioni al polso e più di tutti le lesioni dei legamenti del ginocchio, quindi le lesioni legamentose sono quelle più frequenti nello sci. Ma non solo lo sci è pericoloso per le gambe. In Italia una grandissima percentuale di traumi viene registrata durante le partite di calcetto. Sono tutti sport che avvengono su delle pedane rigide, non morbide come i campi sportivi. Poi c'è un antagonismo, una voglia di vincere, eccetera, che magari spinge all'eccesso. E quindi i traumi, soprattutto invasivi, eccetera, sono magari più frequenti e con delle complicanze maggiori di quello che avviene su un campo sportivo normale.